Amici sportivi di Canale 88, un cordiale saluto da parte di Atto Garfagnini e Carlo Catelani dallo stadio comunale di Capezzano Pianole per questo derby fra Capezzano e Pietrasanta. Partiti. Dicevo, oggi veramente il Capezzano deve fare punti perché anche il pareggio non gli basterebbe assolutamente a niente. Ghilarducci lasciato, poi c'è un tocco a fermare Zabo, poi c'è un'altra spinta a fermare Coso e c'è l'autorete. Autorete da parte, c'era una spinta su Zabo, però l'autorete di Laucci, anche su Laucci. Sì, c'è stata una spinta anche su Laucci secondo me. E poi qui su Zabo era proprio evidente. Arriva Pizza, ma il pallone arriva a Vannucci, Vannucci, pallone regolare per Pinelli, può andare Pinelli, tenta il tiro, buono però il pallone che sorvola la traversa. Zabo chiede il pallone, poi Maggiore lo scambio con cioè il calcio di rigore al 36esimo. Scambio Maggiore Zabo e io l'ho sempre detto che se vuole il Pietrasanta deve mandare avanti Zabo. E pareggia Maggiore, quindi al 36esimo riporta in parità il Pietrasanta. Maggiore su un calcio di rigore, Baldi parte Maggiore. E mamma che palo che ha fatto, fa un veramente come si suol dire la barba al palo. Cranni, pallone per Maggiore, posizione regolare, Maggiore ci cerca al destro, poi vuole portare il pallone in porta, cerca la rovesciata, Baldi che va a finire in porta, sembrano le comiche queste. Anticipa Maggiore che adesso sta andando bene, qui c'è un clamoroso. È rosso, era già morito, quindi esce Di Giulio. Capezzano che gioca in 10 uomini per l'espulsione, ecco partiti del secondo tempo, per l'espulsione del centrale Di Giulio. Adesso Maggiore c'è Pinelli, mette il pallone, traversa clamorosa da parte di Pinelli. Caniparoli, anche lui è una gran botta, ma è venuto pochissimo davanti. Colpo di testa, arriva Benedetti sul sinistro, palo! Leva la palla, attenzione, proprio quello che dicevo prima, c'è Biasci che salva in due tempi. Maggiore che è andato a cercare il pallone nel mucchio, ribalza il pallone, Petracci lo protegge, Pinelli allarga per Maggiore che arriva dalla parte opposta, tenta il tiro, Baldi si salva. Pallone, salta di testa, pallone di là e c'è il gol. No, fuori gioco. No, posizione regolare. Allora il gol regolare, chi l'ha fatto? Petracci ha fatto gol. Mette il pallone fuori, Ambrosi. Ghilarducci mette il pallone in velocità per Benedetti. Attenzione, Benedetti qua si mangia un gol. Di Zabo che la recupera, aperto il pallone per Maggiore. Maggiore potrebbe chiudere la partita, va sul fondo e la chiude. E la chiude qua. Maggiore chiude la partita al 44esimo. Maggiore presa di punta la palla e inganna Baldi che non chiude sul proprio palo. Dormono un po', porta via il pallone Lampitelli, tenta il cross, cioè colpo di testa di Benedetti che non becca la porta. Pietrasanta batte Capezzano 3-1.